Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Avella. Mercedes-Benz, questa estate tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Telenostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook Mercedes-Benz Dug Auto. Saraceni schiabassate, appartamenti e locali commerciali in vendita, artigiani storici che traslocano con le loro botteghe, monumenti e piazze in agonia, prigionieri di lunghi iter burocratici e della mancanza di concreti piani di rinascita, macerie di edifici che risalgono ancora al post terremoto. Dalla dogana a Piazza Castello, passando per la Casina del Principe, il cuore antico della città sembra aver perso ogni battito di vita. Il centro storico rischia di isolamento, aperto da Emilio Carbone. All'amministrazione tocca trovare con urgenza una strada per uscire fuori dallo stato di degrado in cui versano Via Tedesco e Corso Umberto. In tutte le città del mondo, diciamo, il centro è considerato non solo centro in senso, come dire, geografico, ma è il centro perché risponde anche alla memoria, alla storia, alla vita di una città che svolgeva tutte le sue attività, l'esistenza stessa, insomma, di una città insisteva proprio in quell'area che poi nel corso dei secoli è diventato anche come dire, il motore, perché no, anche di sviluppo dell'intera città. Sta per finire il mandato del sindaco Foti, si aspettava qualcosa di più in questa zona, come fare per rilanciare questa vertenza? Non lo so quali sono le difficoltà, insomma, che hanno ostacolato e ostacolano tuttora la sistemazione dell'intera area e anche di una sistemazione più generale di tutto il centro storico. Certo, diciamo che questa amministrazione era partita proprio con il grande impegno di risolvere tutte quelle pendenze che le amministrazioni precedenti avevano in qualche modo tralasciato. Non so attualmente qual è la situazione, però insomma siamo a tantissimi anni dal terremoto, per cui non è più qui il discorso della rivendicazione, è il discorso di trovare le strade, perché un'amministrazione deve cercare di fare quello è il mestiere, diciamo. Trovare le strade e le soluzioni per poter risolvere tutte queste vertenze, chiamiamole così.